Dal Teatro della Rocca Ubaldinesca di Sasso Corvaro trasmettiamo Entrambi i Due. Franci, sempre in ritardo, sempre in ritardo. Dobbiamo cominciare il programma, Franci. Ce l'ho fatta, sono pronta. Eccoti Franci, eccoti Franci. Vai, vai. Cara, Franci, Carla, vai. Sei pronta per presentare questo programma con me? Ma Carla. Sì, Franci, ma vada. È andata via, ma lasciala sola. Lo presenterò io. Entrambi i due, Franci, entrambi i due, è arrivata all'ottava puntata. Due. Grandissimo due. Successo. Quasi due, per dirvi, quasi due mesi di grazia. Grazie per rimanere in nostra compagnia, grazie per darci tante soddisfazioni, perché siete veramente in tanti che ci seguite, anche se però noi vogliamo chiedervi un attimo anche scusa, perché nell'ultima puntata sì, due problemini tecnici sono successi. Però qualcosa, Carla, c'è stato. Come si dice, succede anche nelle migliori famiglie, certo, figurati nella nostra. Nella nostra succede di consueto qualche problema tecnico, il nostro fantasma che ci perseguita. Fantasmi e altre perciò persone varie che è un po', ma noi allora siamo, Franci. E questa voce così dolce che hai oggi è frutto di cosa? È frutto di innumerevoli parti, Franci. Io sono reduce da... questo weekend ci siamo divertiti, ci siamo impegnati molto, esatto, ci siamo divertiti, i whips, giusto che ci divertiamo anche. Puntatone molto importante. Allora, in questa puntata, a un mese dalla chiusura, vogliamo parlarvi di un evento che ha portato in Italia milioni di spettatori e dove anche la provincia di Pesaro Urbino è stata protagonista. Expo Milano 2005, Franci. 2015, sì. Ho lasciato un 1 molto importante. A una certa età uno cerca di toglierseli. Una scuola alla secondaria di primo grado, Angelo Battelli, ha portato a casa un grande risultato con il loro orticello, tanto da diventare ambasciatori dell'esposizione universale, e tra poco saranno qui con noi, Franci. Tra poco saranno qui con noi le insegnanti, avremo dei contributi video per vederli mentre erano all'opera nei mesi scorsi, quindi da, se non sbaglio, da gennaio a maggio praticamente, hanno vinto questo concorso, avremo le insegnanti. Poi avremo anche un gruppo sempre della nostra provincia. Che sono stati anche loro ad Expo, sono stati ci daranno un disco. Esatto, sono dei musicisti, sono stati a rappresentarci come Marche. E anche loro hanno ottenuto un grandissimo successo, per cui possiamo solo essere orgogliosi di questa cosa. E dopo il nostro Fabio andremo a conoscere tutti i nostri ospiti. Intanto, cosa facciamo, Fabio? Vogliamo il nostro Fabio, che oggi, certo, ci parla di questo teatro, ci spiega tante cose, perché come tutte le cose, specie se antichi, specie se sono artigianali e belle come questo qui, hanno bisogno di manutenzione e di tutela. Il nostro programma nasce anche per far rinascere l'amore del teatro. La nostra regione è tra i teatri più belli d'Italia, quindi scopriamo qualcosa di più su questo teatro. E se qualcuno volesse, perché no, aiutare alla sua ristrutturazione, al suo restauro, certamente sarete i ben accetti. Vediamo con Fabio quindi cosa ci dice. Vai pure, Fabio. Oramai è un po' di tempo che registriamo in questo teatro, ma in realtà forse non ne abbiamo mai parlato.
Innanzitutto ci troviamo in uno dei 70 teatrini storici delle Marche, una piccola bomboniera realizzata, decorata a fine Ottocento, in particolar modo dipinta da Enrico Mancini. Ma chi era costui? È un pittore sassocorvarese della fine dell'Ottocento, lui nasce nel 1867, proveniva da una famiglia numerosissima, più di 10 fratelli, poverissima tra l'altro, il padre era un umile doratore, indoratore, e Enrico, che sin da piccolo sviluppa queste capacità appunto artistiche, viene subito notato e mandato a studiare ad Urbino, all'allora istituto di belle arti. Riuscirà a studiare appunto ad Urbino grazie ad un sussidio comunale e alla fine di questi studi regalerà al comune la bella decorazione che possiamo vedere noi oggi all'interno di questa stanza. Enrico ha avuto una vita romantica, se vogliamo. Fu licenziato dall'allora sindaco Saverio Tori dal suo impiego di insegnante di belle arti nell'allora collegio Massaioli, nell'allora collegio Convitto Massaioli, e da quel momento, dal momento del licenziamento, fu costretto a migrare prima nei dintorni di Roma, Nazzano, e poi alla volta del Messico. Era un fervente socialista, e questo lo si capisce da tutta una serie di lettere che arrivano a Sassocorvaro ai parenti, ai fratelli, ma anche da una serie di articoli che lui faceva pubblicare sull'allora giornale socialista del territorio, l'Aurora. Beh, dal Messico Enrico spediva soldi ai fratelli con un unico desiderio, quello di farsi costruire la casa in paese. Nel 1917 lui tornerà qui a Sassocorvaro con una moglie messicana, con una figlia di 3 anni, Maria Enrica, e la casa non era stata costruita. I fratelli avevano sperperato tutto e amareggiato riparte per il Messico. Nel 1918, durante la traversata che dall'Italia lo stava riportando in Messico, ahimè muore in mare, probabilmente per una malattia, non sappiamo di più. Forse è anche triste questa dipartita, neanche una tomba per piangere questo figlio sassocorvarese, così conosciuto in patria, così sconosciuto forse in tutto il resto appunto del territorio. Un pittore che ha saputo mediare tutta quella che è una pittura accademica dell'Ottocento e queste nuove tendenze liberty floreali, come si possono vedere appunto in questo teatro. Perfetto. Carla, hai già donato qualcosa per il restauro del nostro teatrino? Perché qui noi abbiamo bisogno. Sì, infatti Fabio ha lanciato l'appello e vediamo un po' se qualcuno lo raccoglierà. Dopo che poi lo lanci con questa voce vedrai. No, in effetti oggi migliaia e migliaia di euro. Mi scuseranno, sono i numerosi party a cui sono stata invitata, Franci, e per cui devo presenziare. È vero che li abbiamo fatti insieme, tutti ecco. Luci così e io così. Ma io sono una che balla, tu sei lì. Sei piccino, sei va piccino. Bene, va bene, allora, ritorniamo a noi. Abbiamo bravo. Due. Bisogna essere seri anche questa puntata. Esatto, qui perché comunque sono due lucande, ci danno. Sì, ci in mettono effetti, sui cici, ci mettono. In effetti, a tu te lo meriteresti. A te no, perché. Sì, andiamo a conoscere queste due insegnanti. Perché hanno vinto, come abbiamo anticipato in apertura. Appunto, oggi facciamo questa appendice di Expo con due eccellenze della nostra provincia che a Expo sono state protagoniste. Sono due insegnanti, delle promotrici del gruppo che ha promosso questo progetto Together in Expo, e sono loro con le loro classi diventati ambasciatori di Expo grazie al progetto Best School Garden. Quindi andiamo a conoscere. Andiamo a sentire che cosa hanno da raccontarci. Sempre tiro, cara insieme. Oh, io passo da questa parte, okay, così io magari. Metto sulla poltrona che ormai è diventata mia. Grazie, grazie. Io mi siedo qua. Benvenute entrambi i due, anche loro sono due, entrambi due, perché sono entrambi due. Entrambi due, pure loro. Conosciamo Paola Corbucci, insegnante di? Corbucci, insegnante di lettere nella scuola media di Sassocorvaro, Angelo Battelli. E qui abbiamo? Tontini Laura, insegnante di sostegno, sempre nelle classi di Paola Corbucci a Sassocorvaro. Perfetto, quindi è un progetto che avete portato avanti insieme. Sì, è un progetto che è partito l'anno scorso a settembre e che abbiamo aderito da subito con grande entusiasmo. Guardiamo pure nelle telecamere, scusa Paola, perché qui siamo come nelle trasmissioni serie.
siamo la telecamera. Come abbiamo detto prima, succede anche nelle migliori famiglie, non noi, potrebbe succedere. E occhio alla telecamera. È un progetto, come dicevo, partito a settembre e promosso dal MIUR, al quale noi abbiamo aderito subito con grande entusiasmo perché abbiamo capito che poteva essere un progetto istruttivo e al tempo stesso anche divertente e coinvolgente per i ragazzi. E quindi insieme con il gruppo delle mie colleghe insegnanti, insieme ai ragazzi, soprattutto loro, ci siamo, diciamo, buttati in questa avventura. È proprio il caso di dirlo, perché è un'avventura che è stata veramente molto impegnativa e al tempo stesso coinvolgente e anche entusiasmante, visti poi i risultati che ci sono stati. Quindi è partito da settembre con l'orto scolastico in uno spazio che era abbandonato, l'abbiamo riqualificato, c'è stato un gran lavoro, poi parallelamente a questo lavoro proprio pratico nel campo. Sì, scusa Paola se ti interrompo, ma proprio zappa, proprio come si usa a fare l'orto, carino dai. Un orto vero che ha entusiasmato molto i ragazzi. Stiamo vedendo qualche immagine quando siamo venuti a vedervi a Sasso Corvaro all'orto. Per loro è stata un'esperienza nuova perché chiaramente i ragazzi delle medie, le quattro classi coinvolte, due terze e due seconde, non avevano mai preso in mano un rastrello e tantomeno una zappa. Quindi, per cui tutto innovativo. Tutto innovativo. E vederli veramente così appassionati, così emozionati anche nel periodo in cui per esempio la stagione non è stata proprio favorevole. Quindi noi avevamo tra l'altro l'aula che dava proprio, la finestra dava proprio sull'orto. E vedere i ragazzi che tutte le carinissimo. Controllavano. Immagino la scena appunto, l'andamento dell'orticello. Quando c'era la pioggia e l'orto allagato, loro tutti preoccupati. E poi magari quando arrivava il sole, prof, è ora di scendere. Come i veri contadini, ecco, che controllano. In attesa, insomma, esatto. Ecco, della crescita, dell'andamento. Adesso i ragazzi non sono qua perché alcuni sono andati nelle scuole secondarie, altri hanno tante attività extrascolastiche. Tra poco li vedremo perché c'è stata poi una grande festa in un'altra cosa collaterale all'Expo, che era la data, l'unico presidio della provincia dove c'è stata una grande festa appunto con i ragazzi, con voi che avete raccontato un po' quella che anche la vostra eredità, e anche perché c'è stato, ecco, non si vive di sola gloria, ma c'è stato anche un premio, che dopo infatti le spiegherete bene. Ma com'è stato difficile anche coordinare tutto? Sì, in effetti volevo chiedere proprio appunto questa cosa. All'atto pratico penso che comunque le ore spese per questo progetto siano state tante e presumo la fatica anche tanta. La fatica, perché anche comunque sia, diciamo, io sono stata di supporto a Paola che praticamente ci ha coordinato e ha fatto veramente il capitano della grande squadra. Dopo c'è stato tutto un supporto anche con le tecnologie che hanno seguito il lavoro che c'è stato sul campo, e quindi c'è stato tutto un dialogo con delle piattaforme che Expo aveva messo a disposizione e con cui praticamente abbiamo comunicato con i nostri partner tedeschi, i nostri gemelli, che sono stati quelli con cui praticamente siamo riusciti a vincere il premio di ambasciatori Expo. E quindi questi supporti informatici sono stati di molto aiuto, quindi sia la piattaforma, sia per noi, quindi attraverso, ecco, WhatsApp piuttosto magari che Instagram, su cui praticamente abbiamo condiviso le immagini, e anche alcune missioni sono state fatte con l'ausilio di Facebook, e quindi insomma abbiamo dovuto comunque sia avvicinarci anche noi ai ragazzi attraverso le tecnologie e loro con noi in modo positivo. Ecco. Io direi, vogliamo vedere quindi tutti assieme questo filmato, perché vedremo, Carla, non so se tu l'hai visto, io sono stato qualche volta a curiosare un po', fa la battuta. No, la stavo per fare ma te la risparmio perché Franci purtroppo. Ho anche visto quei ragazzi come hanno lavorato l'orto, zappavano, seminavano, non ricordo bene. Sono molto curiosa perché in effetti vedere dei ragazzi oggi che
purtroppo, per fortuna, comunque hanno sempre a che fare soltanto ed esclusivamente con la tecnologia. Vederli prendere la zappa io penso che sia stato molto emozionante. Sei meno anziana, Carle, vero? Sì, in effetti, mi sento più vicina. Mi sento un po' più vicina. A parte di scherzo, è una bellissima cosa, quindi abbiamo visto già qualche immagine dell'orto, invece ora vediamo il filmato, questo diario, un diario multimediale, Carla, veramente, veramente bello, realizzato da Nicola Spinacci, che era uno dei... Salvatore, scusate, ho sbagliato il nome, che era uno dei Spinacci Orto, insomma. gli è venuta bene. Era uno del gruppo, dei Fantastici 4, come vi ho soprannominato tempo fa. Appunto questo diario multimediale, che poi è quello che ha vinto, con tutte le foto, e poi abbiamo incontrato anche i ragazzi alla data, quindi direi, vediamolo. Di pietra, dall'orizzonte di Francoforte, foglie dal vento trasportate si innalzano, volano, raccontano. Caro diario, oggi ha inizio la nostra avventura, fatta di terra, passione e natura. Gli ortolani del Montefeltro e gli Skinlef di Francoforte, un'unica grande squadra, con tanta voglia di sperimentare un lavoro antico, ma per noi ancora nuovo. Un lavoro che sa di terra, cibo, acqua, poesia. Caro diario, il nostro viaggio inizia qui. Abbiamo scelto questo luogo, un terreno abbandonato e quasi senza vita, per costruirci il nostro orto. Con l'aiuto di sole, acqua e allegria, questa esperienza sta diventando una magia. Chi dissoda, chi pota, chi rastrella, tutti intorno è un viavai di persone, animate da un'unica buona intenzione. L'orto, che emozione! Liebes Tagebuch, im Schulhinterhof zwischen Halle und Küche versteckt, haben wir eine kleine Zauberecke entdeckt. Einen natürlichen Ort zum Träumen, mit Tieren, Pflanzen, Gemüse und Blumen. Ein Garten für ein besseres Leben, der uns gesunde Nahrung schenkt. Ein Naturgarten zum Leben, ein Schatz für die ganze Menschheit. Für unsere Zukunft, die Nachhaltigkeit. Ziel, zu leben, sich zu freuen, dies noch viele Jahre im Garten. È bello stare all'aria aperta, respirare il profumo dell'erba, ascoltare il rumore del vento tra le foglie, che volano lontano, e accorgersi che ciò che hai seminato sta crescendo insieme a te, piano piano. Poi, dopo giorni di pioggia, vedi spuntare dalla terra un piccolo germoglio, poi piantina, poi fiore, poi frutto. Mit Wasser und Erde beginnt die kleine Welt, die der Gartenzauber schafft. Wasser, tragende Kraft, es ist lebensnotwendig, die Quelle des Lebens Freude. C'è un clima autunnale, umido e nebbioso, che riscalda la terra di un caldo tepore. Tra pochi giorni semineremo piselli, fave, aglio e cipolla, poi scalogni e ravanelli. Ah, che gioia, questi semi sembrano gioielli. Piove sull'orto, i germogli accolgono la pioggia e silenziosamente crescono. Blätter bunt gefärbt, Schilbeträge herunter, tanzen mit dem Wind Herbst. Che sorpresa la neve! Il nostro orto è tutto bianco. Ci domandiamo un po' preoccupati, che ne sarà dei nostri germogli appena nati? Silenzio e stupore. Dormono i germogli sotto la coltre, bianca. Il cuore si conforta. Sotto la pioggia, fame. Sotto la neve, pane.
Winter. Unter dem Eis ein Schneeglöckchen weiß, kommt als Frühlingsbeweis Winter. Profumi e sapori, stupori e colori fluttuano nell'orto. L'aria tiepida riscalda i cuori, diffonde nuovi odori. È straordinario, la terra trasforma in cibo e sapore ciò che semini con tanto amore. Zusammen, Freunde haben, leckeres Essen kochen, geselliges Beisammensein, Freundlichkeit. Che forza la natura, ci riempie di energia e di saperi. La terra, lavorata con rispetto e passione, può dare cibo e qualità a tutta l'umanità. Ok Franci, allora ritorniamo e vogliamo parlare appunto di questo fantastico premio. Negli occhi questi ragazzi, come poi tutti fanno l'orto adesso. Quindi... sì, infatti. Facciamolo anche noi, un uccello, qui che forse a maggio... No, su di te, abbiamo... su di te nutro dei seri dubbi. Abbiamo le zucche, le mele. Non divagare, parliamo appunto di questo bel premio, è stato accennato... Mi metto agli ordini dei più anziani, quindi sto zitto. Parla, per favore, parla, che io non sono in grado con questa voce oggi. Ma fortuna che le mie preghiere sono state esaudite, io speravo il programma è finalmente mio. Allora, abbiamo visto, c'è stato ecco, appunto un accenno, una importante vincita che, insomma, oggi come oggi, con Italia alla scuola, fa la differenza per dotare tecnologicamente il vostro istituto, l'Omnicomprensivo Montefeltro, quindi la scuola Angelo Battelli, di strumentazioni che possono permettere di lavorare in maniera... diciamo più approfondita, più ampia. Sì, decisamente, ecco, il premio che poi ci è stato dato, che consiste in 40.000 euro. Bella cifra. Parte bella di questi cifra. Sono stati spesi per fare il viaggio comunque ad Expo e tutti i ragazzi delle due terze sono riusciti a venire gratuitamente perché chiaramente non era previsto che tutti potessero andare, ma con questo premio si è aperta la possibilità insomma di farli venire tutti i ragazzi, quindi è stata un'esperienza molto gran bella cosa. Magari alcune famiglie potevano avere difficoltà, certo, quindi certo, insomma un bel applauso. Esatto, e poi tra l'altro l'incontro con i gemelli tedeschi è stato emozionante. La scuola Francoforte sul Meno, vi siete incontrati poi dopo tanti giorni di Inter. Tanti giorni a Milano siamo riusciti finalmente a conoscerci. È il momento in cui noi siamo arrivati in albergo e subito dopo sono arrivati i tedeschi, li abbiamo accolti con un grande applauso. Ci siamo abbracciati, ci siamo... insomma, i rapporti li avete mantenuti, ancora vi sentite? Mantenuti, sì, i ragazzi poi chiaramente si sono scambiati i numeri di telefono, i loro internet, Facebook, tutti i vari contatti. E poi, sono i viaggiatori, caro. Quattro giorni sono stati veramente quattro giorni intensi e vederli loro così proprio disinvolti e così subito amici con i ragazzi. Sì, subito affiatati, subito sicuramente. Laura, c'è stata anche un'eredità di Expo, abbiamo visto nel filmato. Questi ragazzi, cosa ti ha colpito di più
di quello che è rimasto ai tuoi alunni, e non solo, perché non tutti erano tuoi alunni, dico bene? No, non ecco, tutti. Non eri presente, sì, in tutte quelle classi? Non ero presente in tutte le classi, comunque sia, sono diventate praticamente... Guarda Laura, guarda le camere, sono così anche da casa ti possono vedere meglio e capire meglio. Ma sinceramente, ecco, quello che è rimasto di più è l'impatto anche dal punto di vista proprio inclusivo, e quindi come queste attività che vanno al di là della didattica hanno aiutato anche i ragazzi praticamente a instaurare rapporti più solidi tra di loro, che voglio dire non è sempre così facile, quindi riportarli alla terra, lavorare ecco, con le mani nel pratico, ha insegnato a questi ragazzi a riguardarsi più negli occhi, che è una cosa che sinceramente a loro manca. Ma ecco, la cosa poi che a me è rimasta, ecco, soprattutto in un'intervista che i ragazzi hanno fatto, sentire dei ragazzi dire: abbiamo imparato ad aspettare. Ha detto: noi che vogliamo sempre tutto subito, ecco, fare l'orto ci ha insegnato ad attendere. È bellissima questa cosa. Una certa precisione, perché poi l'orto è una scienza, la professione del contadino è scienza, perché... E quindi ecco, penso che sia veramente una cosa molto bella sentire i ragazzi dire questo, perché effettivamente oggi siamo così bombardati da tanti stimoli, da tante cose, non abbiamo il mai tutto tempo. Subito, e poi subito, la tecnologia praticamente... Questa risposta ci ha fatto capire veramente che avevamo fatto la scelta giusta. Poi è molto bella anche la frase di Tonino Guerra in fondo. Certamente Tonino Guerra ci ha fatto da guida, diciamo, in tutto questo progetto, perché... lì veramente in quelle parole, in quei versi, si è capito l'importanza della terra, di quanto valore abbia la terra e di come sia veramente importante ritornare a questo lavoro antico. Non dico che adesso dobbiamo diventare tutti ortolani e fare l'orto. No, sicuramente no. Però avere un atteggiamento diverso, esatto, verso l'ambiente, verso la terra, è fondamentale. E poi c'è anche il rispetto fra le persone, quando ce l'hai per la terra. Ma... e poi comunque... se pensiamo che qualcuno non sa neanche che cos'è un pomodoro oggi, perciò è avvilente. C'è queste una cose. Di Ivan Graziani, Pio, che mi piace tanto, no? Conosci, sì, i classici a memoria, ma poi non distingue, esatto, il ramo da una foglia. Bravo, in questo caso, questo. Voi classici li sapete anche distinguere il ramo dalla foglia. E poi Jung a livello mondiale aver vinto questo, sì, premio. Quindi... infatti, volevo dire proprio questo: che il premio che ci è stato dato, poi, oltre al primo, perché dobbiamo dire appunto che tutto il progetto poi si è sviluppato in due progetti praticamente. Il primo, Together in Expo, con la vittoria di Best School Garden, miglior orto scolastico di Expo, e il secondo progetto, che l'abbiamo fatto praticamente, l'abbiamo inviato quest'estate, era Eredità di Expo per la scuola. Ed è proprio questo ultimo progetto, unito all'altro precedente, che ci ha dato la possibilità di vincere appunto questo premio finale, che è consistito in praticamente in 40.000 euro, e dicevo appunto 20 spesi, ma forse anche meno, 18.000 euro nel viaggio, che coinvolgeva anche i ragazzi tedeschi, e gli altri soldi che verranno spesi per tutte le tecnologie multimediali che utilizzeremo poi a scuola, andranno ad arricchire, diciamo, cioè le nostre di aule. Che essere orgogliosi, esatto, comunque sì, proprio di sì, perché proprio. Sono le lavagne multimediali, ecco. Esatto, multimediali che serviranno ad approfondire i contenuti che solitamente si fanno con le lezioni frontali, così invece col supporto delle lingue verranno sicuramente delle lezioni più approfondite. Cosa vuole in pentola altri concorsi di questo genere? Sì, perché ormai, sì, ormai sì, le vedo sorridere, ormai si sono buttate. Chi ritiene più? Infatti, cosa c'è in pentola? Noi comunque dobbiamo temere sempre di più la concorrenza, Franci, perché anche queste cominciano a calcare le scene. Io temo per noi. Ma non no, so, Carlo, siamo non sempre so molto fare. Orgogliosi, ecco, facciamoci dire cosa bolle in pentola. Sappiamo appunto come contrattaccarli eventualmente. Adesso, ecco, progetti così grossi che ci hanno impegnato come quello di Expo, no, però sicuramente la nostra scuola è una scuola che si è aperta, i ragazzi hanno sicuramente imparato a lavorare assieme e tutte le proposte che ci arrivano vengono accolte soprattutto dai ragazzi con molto entusiasmo. E quindi adesso ci sono dei concorsi ai quali stiamo partecipando, che comunque sia riguardano sempre delle tematiche dal punto
punto di vista sociale. Siamo ovvero un'anticipazione, quindi... sapere qualcosa magari. No, eh? Di solito. No, adesso incrociando le dita, va bene, stiamo partecipando al concorso di pace e accoglienza per la giornata della pace 2015, certo, che è promosso sempre dall'Assemblea Legislativa delle Marche, quindi è un concorso a livello regionale, e con questo concorso abbiamo partecipato con tutte le classi del nostro istituto, logicamente le classi mie della Prof. Corbucci sono le classi capofila, però abbiamo coinvolto tutti i ragazzi, e quindi adesso... Quando presumo che quando il preside le vede bussare alla porta, trasale. Sì. Voglio aggiungere una cosa, un progetto a cui abbiamo già aderito, che è quello degli antichi mestieri, promosso dal Proloco di Auditore di San Giovanni, di Auditore, quali i nostri ragazzi hanno partecipato. Comitato di San Giovanni. Comitato di San Giovanni, a cui i ragazzi hanno partecipato con l'aiuto del professor Marco Cervellini, e sono risultati vincenti perché hanno vinto il primo e il secondo premio. Abbiamo creato dei mostri. Hanno creato dei mostri. Tremate. Ormai onnicomprensivo è arrivato. Sì, infatti. Ora altre due persone che non dobbiamo temere, cara. Sì, no, i soliti nostri amici del Muppet che ci stanno, appunto, esatto. Comunque voglio spendere le ultime due parole. Noi nel nostro piccolo promuoviamo appunto tutte le iniziative del territorio, siamo molto orgogliosi di avere qui sul nostro parco gente talentuosa, e io lo chiamo proprio talento, questo anche di individuare i progetti giusti, di avere le idee, di avere la costanza e la pazienza di portarli avanti. È un po' forse quell'alchimia, quella magia che le persone della provincia di Pesaro Urbino hanno, la provincia bella. Cosa ci piace, dici, ci piace questa cosa, ci piace, abbiamo scoperto ragazzi con dei progetti in testa, hanno realizzato delle bellissime cose. Abbiamo gli insegnanti che fanno il loro lavoro con passione, abbiamo comunque avuto, e speriamo di avere e di continuare a scovare, gente che ama quello che fa ed è della nostra provincia. Abbiamo ancora tante di storie insieme per voi, adesso stanno scalpitando, Carla, sono loro, sono i Muppet. Sono loro, temibilissimi Muppet. A tra poco. Ciao a tutti, bentrovati al nostro consueto incontro sui temi di economia e finanza, queste pillole. Ringrazio Massimo di essere qui con noi. Ciao Fabio. Io sono Fabio. Bentrovato. Allora, oggi trattiamo di un argomento caro a tante persone, parliamo di TFR, trattamento di fine rapporto. Allora, ogni persona quando viene assunta riceve una richiesta, e questa richiesta consiste nel fatto di voler aderire o meno a un accantonamento del TFR o in azienda o presso un fondo privato. Massimo, questa richiesta secondo te è una richiesta importante, interessante da valutare, da approfondire? Dici qualche cosa in più. Sì. Diciamo, Fabio, che questa problematica del TFR, della scelta del TFR, ormai sono circa 15 anni che in Italia se ne parla, perché sappiamo che a monte c'è un problema pensionistico dovuto ai continui tagli verso il basso dei valori degli assegni mensili, e quindi il legislatore qualche anno fa pensò di incentivare la previdenza personale complementare con il ricorso al TFR. In questo caso qui stiamo parlando, in base alla tua domanda, dei dipendenti che nel momento in cui vengono assunti devono fare questa scelta: o lasciare il TFR come per tradizione è sempre rimasto all'interno dell'azienda, oppure avvalersi della facoltà di accettare il versamento presso un fondo personale, quindi di previdenza complementare. In questo caso la scelta è addirittura tacita, nel senso che se un dipendente dovesse decidere di non dire nulla, in automatico si trova iscritto a un fondo di previdenza complementare. Ok, parliamo di vantaggi, se ce ne sono, o di caratteristiche particolari del fatto di aderire. Bella domanda, forma di previdenza, bella domanda. In particolare il legislatore, per incentivare questo tipo di adesione, quindi far sì che il dipendente decida di portare il TFR nella previdenza,
è partito con una tassazione agevolata, perché nel momento in cui un dipendente arriva al momento della pensione e quindi incassa la liquidazione, subirà una tassazione iniziale del 23%, che è solo un acconto, perché poi verrà ricalcolata negli anni successivi, normalmente si aggirerà intorno al 26-27%. Invece, nel momento in cui questo TFR è presso un fondo di diciamo complementare, la tassazione parte dal 15%, con dei benefici addirittura col passare degli anni può arrivare a un valore minimo del 9%. Quindi l'incentivazione parte proprio da un presupposto di natura fiscale. Già c'è un 8% di vantaggio il solo fatto di aderire. Possono esserci altri vantaggi o altre caratteristiche particolarmente interessanti da valutare? Mi viene in mente, non so, una gestione attiva di chi... È importante questo, perché sono due, diciamo, gli elementi. Uno di natura, diciamo, morale, uno anche dal punto di vista economico. Morale perché oggi c'è una situazione, diciamo, economica particolarmente delicata, siccome il TFR è un debito che l'azienda ha nei confronti dei dipendenti, è ovvio che nel momento in cui i dipendenti devono praticamente essere, diciamo, liquidati, se l'azienda non ha accantonato questi soldi diventa un bel problema, perché poi addirittura in caso di fallimento ci sono dei tempi molto lunghi per accedere al fondo di garanzia. Chiaro che se questi soldi sono in un fondo pensione, i soldi ovviamente sono staccati dal patrimonio, quindi verranno liquidati al momento in cui cessi il rapporto di lavoro. Ecco, quindi questo aspetto del patrimonio separato è un elemento che dà una grossa sicurezza, secondo me, visto che dobbiamo dare anche dei consigli, a un dipendente che ha il TFR, diciamo, che se lo riscatta è tassato meno che, diciamo, se rimane in azienda. In più ha il vantaggio che comunque è separato dal patrimonio dell'azienda, quindi se l'azienda va in crisi ovviamente il TFR presso il fondo pensione è assolutamente libero e tranquillo. Bene, io vi ringrazio, ringrazio te Massimo. Grazie a te Fabio. Ci vediamo alla prossima occasione e vi ricordo che se volete avere informazioni potete scriverci al indirizzo email fabio.banini@gmail.com. Grazie ancora e arrivederci alla prossima. Arrivederci, ciao a tutti. Ok, quindi io parto, posso andare, Carla ancora non c'è, pubblico, cari amici che ci seguite sempre con tanto affetto, oggi vi faccio conoscere una boy band, una garage band, ma cosa dico, una rock band che ha varcato i confini della nostra regione per arrivare sul palco di Expo, per poi, ora incideranno un disco e ci hanno presentato il loro singolo in anteprima, tra poco li ascolteremo, intanto mi esercito perché sono sicuro che ormai il programma è mio perché Carla sta anche mezza male, ma sono proprio sicuro che mi prenderanno con loro e lo spettacolo, sì che sarà spettacolo, ritmo di rock. Francesco, Franci, cosa io c'è? Non hai interrotto l'artista? Cosa parole. C'è? Hai interrotto l'artista? No, cosa no, c'è? Parole, non ho parole. Ogni volta temo quello che possa succedere su questo palco. E in effetti faccio bene a temere perché non lo so. Altro che i Pink Floyd, altro che i Black Sabbath, ma certo. Sono io. Sembri il parente povero di Gigi D'Alessio, stonato, che sta male. Cioè, veramente. Ma tu che stai potresti, male, invece. Potresti anche far scappare il fantasma, potrebbe essere un'occasione d'oro. Ma soprattutto tu che stai poco bene, la musicoterapia la conosci. Senti come starai meglio dopo. È posseduto. Sto nella parte. È posseduto. Dubito che gli alta tensione ti prendano con loro, anzi, se ne guarderanno bene. Loro sono veramente bravi. Franci, io cosa c'è? Appunto, ogni volta ho timore su quello che tu possa fare, su quello che tu io possa inventare. Vuoi essere vero un artista tutto tondo, però ti prego risparmiami queste cose perché il mio cuore non regge. Anzi, piuttosto, vatti a cambiare. Ma perché? Io sono rockissimo. Renditi più rock con sta magliettina pastello. Mi sembri confettato. Questa uscito. Qui è la maglia col guerriero che io ho in anteprima, che mi ha regalato il mio amico Ivan nella scorsa puntata. E poi sono nero, giallo, sono molto rock. Sulla maglia posso essere d'accordo, ma tutto il resto sembri un uscito da un coso di confetti, da un negozio di confetti. Cosa vatti che a rendere più rock, dai. Okay, per e questo... intanto raggiungiamo gli alta tensioni che nel Nel cortile e va bene, vado a cambiarmi, ti faccio contento. Mi raccomando, fatti un po' più aggressivo, ma non con la chitarra in mano, ti prego. Quindi, basta il microfono e la telecamera. Carla, io direi
Segui me. Vai, così? Sì. Stay rock. Stay entrambi due. Stay high, attenzione. A tra poco. Yeah. Il dolore nei tuoi occhi voglio cancellare. Sentirsi come affogare nel fondo del mare e non riuscire a respirare. Lentamente stai bucando la mia mente. Sento adesso che sei solo tu la mia metà. Vorrei solo tu capissi che se mi stringessi scapperemo insieme da questa realtà. Resterò ancora solo per un altro po', aspettando che sarai tu a dire non ce la farò. Lacrima, ti regalo la mia lacrima. Voglio farti sentire l'odore di questo dolore, di darmi il mio sole. Lacrima, ti regalo la mia lacrima. Voglio farti sentire l'odore di questo dolore, di darmi il mio sole. Lacrima pianta già troppe volte, il dolore che paragoneresti solo alla morte. Dal giorno che ti ho perso non ho più molto valore, già schifavo le persone adesso molto di più. E sei tu che non capivi e credo non volessi farlo, che mio cuore adesso è freddo, bastava tenerlo caldo. Frammenti che rimangono di quello che eravamo, per quanto stringa forte scivolalo dalla mano. Benvenuti, siamo di nuovo qui nel Teatro della Rocca di Sassocorvaro per conoscere questo giovane gruppo, gli Alta Tensione. Ciao ragazzi, buonasera. Carla, ti sentirai un po' nonna fra di loro? No, io mi ci trovo benissimo. Io sono giovane e sto tra i giovani. Allora, il tuo intervento, non era richiesto. Allora, chi si fa da portavoce per questo gruppo? Anthony, tra l'altro molto bello, non mi arriva il microfono, se no andavo io a intervistarlo. Voglio. No, dai. Allora io faccio la domanda, poi tu fai il valletto e vai. Anthony. Perché Alta Tensione? Domandone. Sono curiosa. No, ci piaceva l'idea di dare una scossa nella musica italiana, quindi pensiamo un po'. Brivido. Cosa poteva avvicinarsi di più a una scossa, quindi abbiamo trovato il nome Alta Tensione,
passando vicino a vari cartelli, alta tensione. Fantastico. Quindi poi la luce qui. Il nostro bassista, sì, gli è venuta l'idea alta tensione e ci siamo ispirati a quello. Bello, infatti da proprio l'idea della scossa, alta tensione, lo shock. Tant'è che hanno scioccato tutti in un anno praticamente, vero Carla? In effetti mi dicevano i ragazzi, appunto, che un anno fa questo gruppo non esisteva. Come è nato? Un anno e qualche mese. Non è qualche dopo, mese. Ci siamo portati avanti con i tempi, quindi un anno e mezzo. Allora, facciamo parlare un po' tutti. Come nasce questo gruppo? Nasce prima cosa da un'amicizia. Poi si parla passione per la musica, anche in famiglia, queste cose qua. E ci è venuta questa idea di provare a fare un qualcosa, suonare innanzitutto, divertirci. E piano piano è nato questo progetto. Creare un gruppo. Creare un gruppo, sì. Abbiamo cominciato a suonare cover, giusto per divertimento, e dopo abbiamo... Da piccole idee sono incominciate a venire fuori cose nostre e abbiamo incominciato piano piano a metterle insieme e siamo qua. Bello. Una garage band che ha conquistato l'Expo, possiamo dirlo, è vero? Sì, chi ci racconta questa esperienza? Lui. Passo davanti, allora, tu sei? Alessandro. Bene Alessandro, raccontaci un po' com'è nata questa cosa. Una platea fantastica, avete conquistato veramente la fiera, un'esposizione universale. È stata un'esperienza veramente bella, un successo per noi in questo anno, che ha concluso questo anno in maniera perfetta. È nata da una collaborazione tramite un contest che stiamo ancora svolgendo, siamo alle finali regionali, con l'ex bassista di Noma di Umbi. Beh, grande colpo direi. Sì. Con anche la collaborazione di Nicola Convertino, che sono due pezzi comunque grossi nell'ambito musicale, hanno scelto La Nostra Lacrima e siamo riusciti a regalare una lacrima ai nostri amici, alle persone che sempre ci stanno ogni volta a seguire ogni live, ogni giorno, e soprattutto a noi stessi una soddisfazione da niente arrivare all'Expo. Beh, immagino l'emozione, perché poi l'Expo è stato visitato da migliaia di persone, per cui grande visibilità, è una cosa che a voi non dispiace affatto, immagino. Come si concilia? No, io non ci sono arrivata. Sai che opportunità? Adesso chiederò se mi prendono come ballerina, non lo so. Tu dici che ancora posso farlo? Forse sì. No, ancora, qualcosa, io ballavo sui cubi, per cui mi possono prendere. Anni fa. Franci ce l'ha con me. Comunque sì, volevo chiedervi, visto che il successo, chiamiamolo successo, vi ha travolti, come conciliate la vostra vita? Perché immagino gli impegni saranno tantissimi. Chi mi vuol rispondere? Ah, vado io adesso. Vai tu. Tocca a me. E sei tu? Io sono Eddie detto Caos alla batteria. Tanto quando suono io c'è sempre confusione, quindi io sono il Caos. Benissimo. La domanda era come concili la tua vita con la musica, perché quando il successo poi arriva inaspettato devi rivedere sicuramente alcune cose, perché sì, la quotidianità si perde. Non esiste la quotidianità. Il microfono giusto, scusami, sai, sono presa. Tutti questi giovani, te. Ma è Pasqua per te. Niente, io... Cioè noi più che altro ragazzi giovani alla fine. Cosa avete cambiato nelle vostre abitudini? Beh, magari prima si usciva di più la sera, si faceva più tardi per uscire con gli amici. Adesso al posto di uscire con gli amici siamo più chiusi a lavorare nella nostra stanza, perché alla fine non è una sala prove, è una stanza, perché ci piace definirla così. Un luogo dove ci ritroviamo. Sì. Siamo più tempo in sala che a casa. Diciamo che stiamo bene lì, quindi per noi è la nostra casa. È il nostro lavoro. Il nostro lavoro. Vogliamo costruirlo come un lavoro. Certo. E poi comunque bisogna puntare su questa cosa, perché io vi ho ascoltati diverse volte e siete bravissimi. Per cui l'esperienza, io dico sempre, comunque vada sarà un successo. Per cui è un'emozione che adesso è solo vostra, nessuno ve la toglie, e io spero, vi auguro che possa diventare ancora più grande, perché dicevate appunto prima
che c'è questa selezione per poter andare a Sanremo o dico troppo? È un contest che si chiama Sanremo Music Award. Viene fatto in parallelo con col Festival di Sanremo, cioè non è che il vincente va nella Giovani di Sanremo, però è molto importante perché a livello mondiale, quindi cioè, dopo chi vince la finale di Sanremo, dopo andrà in Europa, il vincitore dell'Europa, dopo si scontra con gli altri continenti, sempre nell'ambito musicale, esatto. Diciamo, no, in questo periodo dire si scontra non è proprio bellissimo, quindi meglio almeno dividere la musica da quello che è il resto. Beh, io dico che se tutti investissero sulla musica, forse ci sarebbe più tranquillità e pace. Sì. Abbiamo fatto anche il siparietto. Esatto. Ci sarebbero molti più artisti. Perché poi comunque la musica e cultura apre le menti, sì. E ringiovanisce. Esatto. Infatti io ho sempre ballato. Mi vedi, no? Mi vedi. Siamo in 5 con 5 età diverse. Ecco, quindi... Sottolinea. No, questo a voler dire insomma che tu sei il più grande del gruppo, ma sai, questi giovani sono un po' irriverenti. Sì, molto. Ci vuole. Il più grande del gruppo, però è la colonna, diciamo. Certo, ci vuole sempre. Il saggio ci vuole sempre. Perché... È la vostra Carla, io ho la mia croce e voi avete la vostra. Il nostro Fabio. Chiamatemi. 2016 Carla, il bassista. Ecco, come vi state preparando anche a questo contest? Stiamo lavorando parecchio in sala, portiamo avanti tutti i nostri progetti. Io so che oggi siete venuti per noi, speriamo che questo palco vi porti tanta fortuna, ma siete anche venuti per fare le foto, perché cosa uscirà tra breve? Il nostro CD. Breve, comunque ci stiamo lavorando adesso. Comunque un buon... Sì, sono vari passaggi, vari step che dobbiamo fare. Come lo state preparando? Raccontateci un po' la vita di un album, ecco. La vita di un album è lavoro e poi scontrarsi tra le varie idee. Molto. Immagino cosa sarà, perché comunque 5 persone, 5 teste. Già io non vado d'accordo con Francesco, che siamo in due. Pensate voi. Appunto, ecco, infatti. Carlo, dire tutto, anche noi abbiamo qualche gatta la sì, pelare, sì, 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 sì. Ecco. Abbiamo le regie, poi cioè, insomma. Immagino che non sia facile. Da questo punto di vista il nome è Alta Tensione nella nostra stanza. Ci sta tutto. È altissima. Sì. Quando è prevista l'uscita dell'album? L'anno prossimo dobbiamo ancora valutare tante cose. Adesso siamo apposta fermati con i live, giusto per concentrarci solamente sull'album. Quindi adesso vediamo cosa scappa fuori. Cerchiamo sempre... Quello che diciamo sempre è ricominciamo da zero, perché tutto quello che è successo quest'anno è una sfida adesso, fermarci e ritornare nel live con i nostri inediti. È una scommessa che noi teniamo a fare, però è una grande responsabilità, perché anche quello che hai fatto quest'anno è tanta roba. Dover tornare, devi tornare a più carico di quello di prima, devi cercare di fare più di quello che hai fatto quest'anno. Quindi tocca lavorarci sodo, come ha detto prima il diavolo, noi lo chiamiamo il diavolo. Immagino sia lui. Lui è il diavolo. Ci sono anche scontri in un gruppo, non è solo rose e fiori. Ovvio, scambi di idee, ma sono scambi di idee. Quello forse anche il bello, dai, perché poi da lì nascono le cose anche più belle, no Carla? Certo. Io sono piacevolmente sorpresa comunque, perché è un'altra bella storia della nostra realtà, perché del nostro territorio, perché noi amiamo promuovere le iniziative e auguriamo il successo appunto ai giovani del nostro territorio, perché non l'abbiamo detto, ma questi ragazzi vengono da qua vicino. Borgo Massano, per cui piccolo paese, e sapere già che questi ragazzi sono in giro per l'Italia, hanno già fatto questa cosa grossa, da queste piccole realtà è un orgoglio anche
per tutti noi. E io non so, penso che sia molto emozionante rappresentarci, perché comunque ci rappresentate, rappresentate la nostra zona. Vi auguriamo tanta fortuna, come si dice nel mondo dello spettacolo. Merda. Insomma, non è carino, però ci sta. Però ci sta. Cioè, è peggiore, un po'. Sì, Franci è il nostro francese, che ci abbiamo qui, il nostro. Però inizialmente abbiamo iniziato con un altro slogan. Sì, era un detto in napoletano, però. Diciamo. Perché io sono napoletano, quindi... Di origine napoletana. Loro più o meno il mio tempo posso parlare napoletano, loro ormai capiscono tutto. Per cui... Per cui... Come ha questo detto napoletano? Un concerto, io metto la mano nel mezzo, in mezzo a tutti loro, e dico, chi sta con me, metto Reed Cassut. Bellissimo! E dopo ci carichiamo e cerchiamo di trasmettere le nostre emozioni. Tutti hanno un portafortuna, il vostro qual è? Bella domanda. Bella. È questo qui? Ah, il suo giubbotto. Mi dice... Sì, io ho il gilet. Il suo gilet. E immagino che sia sempre quello. Tu ti porti... Sì, sì, questo. Se non lo metto per la serata, comunque ce l'ho nella valigia. Quindi. Mi sembra... Gesti scaramantici. Non ne ho, cioè a me mi basta... Crederci. L'unione del gruppo. Crederci. Ne hai uno? Io sì, e non te lo dirò mai. Anche perché non si vede. E allora non posso mostrarlo. Non posso forse mostrarlo. È lo stesso mio. Forse è lo stesso mio, Carla. Non posso mostrarlo. Comunque... Sui social, vero, ragazzi? Pagina Facebook Alta Tensione. Instagram, sempre Alta Tensione Official. E adesso con l'uscita di Lacrima nella compilation dell'Expo in edicola con la rivista Ora. Proviamo anche su Spotify, iTunes, eccetera. Stiamo lavorando, eccetera. Quando ci avremo, sì. Poi vi seguiremo, Carlo. Certamente. Noi contiamo su di voi, voi ci seguirete la nostra trasmissione, entrambi i due. E noi faremo altrettanto. Chi sta con me metto Reed Cassut. Olè. Ale, questo è il motto. Ormai abbiamo la benedizione. Ormai, esatto. Bene. Franci, Carla, mi dispiace sempre quando arriviamo alla fine di questa trasmissione, anche contento di dire la verità, però comunque abbiamo... significa che abbiamo dato e comunque dai, io il mio motto è comunque vada sarà un successo. Sempre e comunque, e oggi il nostro, bravo, e detto così magari poi sono molto buone. Il nostro aperitivo oggi è ancora più originale, è un po' di tichino, ma molto gustoso e a chilometro zero proprio passi. Abbiamo le nonne dei ragazzi hanno utilizzato appunto i prodotti dell'orto, ci hanno fatto delle marmellate e noi col famoso pane della Virna abbiamo fatto dei crostini con i pomodori verdi. È come il maiale, non buttiamo via niente, come ma al solito. Ma i pomodori sono verdi fritti? Verdi fritti. Fabio, mi tiene il microfono, io mostro, faccio la valletta, grazie. E chiaramente lo annaffiamo, questo gustoso aperitivo con i pomodori verdi, pomodori rossi, eccetera, con un novello che siamo in... Nel periodo del novello, proprio questo qua, dico bene, Fabio? Io bevo solo vino, non so. Tu lo decanti? Io lo decanto. Tu lo decanti? È periodo di novello, nella nostra provincia si produce un buon novello e noi chiaramente l'abbiamo portato. Quindi il momento dei cincini, versano i calici? Un attimo che spiego. Spiega. E crostino con marmellata di pomodoro verde. Non fritto. Crostino con marmellata di pomodoro. Crostino con marmellata di melanzane. Marmellata di melanzane, sono troppo curioso. No, Fabio è un ignorantone, non sa nulla. Non sa nulla. Io direi dalla prostima puntata decidiamo di studiare. Qui non è il Muppet Show che ci vuole far fuori, sono tutti loro che vogliono far fuori me, fidatevi. Tutti equalizzati. Ma non ce la farete. Dai, versiamo che è meglio, versiamo che siamo quasi in chiusura. Microfonino. Intanto passo dalle insegnanti, vediamo se apprezzeranno poi... Il prodottino, prego. E ovviamente la nostra regia per ultimo se resta, ecco, come sempre giusto. Fabio, che
ti ho munito di cartellina, ti rimane una manina libera, anzi la cartellina possiamo appoggiarla. Perfetto. La cartellina potete anche appoggiarla. Il mio bicchiere. Bene, allora facciamo un bel brindisi a questo punto che abbiamo versato. Carla, Paola, Laura, Fabio. È un momento di festa perché veramente celebriamo il raccolto certo. Dell'orto della campagna. Esatto, e come al solito noi brindiamo al successo. Che questo novello, esatto. Il vino, ancora c'è qualche giorno per poterlo gustare, poi dopo chiaramente diventerà... Non sarà più un novello, ovviamente. Naturalmente, Carla, prima di chiudere, grazie ancora anche per essere rimasti con noi sempre, perché veramente sempre calorosissimi, sempre affettuosi, sempre in tanti, nonostante Carla ci siamo vedete, quindi qui vuol dire che o siamo leggermente bravi o che non c'è niente da vedere. Bravo, esatto. Non lo so. Non ho capito. Non abbiamo ancora capito, però. O merito dei nostri esperti, perché no, o degli ospiti. Comunque, grazie. Ti dici, no? Grazie Fabio. Comunque, grazie, ho capito che volete farmi fuori, ma grazie. Allora, possono seguirci. Dove, naturalmente. Carla? Vediamo se ti ricordi, su www.telegianna.it, su www.marchenet.tv. Hai lasciato un punto, ma va benissimo. Lasciato un punto, comunque seguiteci, sì. Mettete il like anche su la pagina Facebook. Entrambi due. Sì, il microfono di questo. E ancora non l'ha bevuto. No, perché ancora non l'ho bevuto. Allora mi sta lì a fare le domande. Scriveteci a entrambi due @telegianna.it e grazie per essere rimasti con noi. Buono. Alla prossima puntata.